nazionale di questo paese, piazza per piazza, città per città. A proposito di bufale, è una settimana che ci stanno spiegando che Renzi e la sinistra in Europa e nel mondo stanno perdendo per colpa di Putin. E quindi Obama ha perso per colpa di Putin, gli inglesi hanno votato per la Brexit per colpa di Putin, Renzi in Italia perderà per colpa di Putin. E a parte che se dovessi scegliere fra Renzi e Putin non avrei il minimo dubbio su chi scegliere dei due. Ma io penso che voi siate molto più maturi di quanto vorrebbero farci credere. È uscito un articolo di un tizio che era il vicepresidente di Obama, che ha detto che i russi ci pagano, i russi non ci hanno mai dato né mai ci daranno una lira. Io ammiro Putin come uomo di Stato, uomo di governo che difende gli interessi della sua gente, delle sue imprese, difende i suoi valori e difende i suoi confini. E lo stimo a gratis, non a pagamento. E però pensate che quel vicepresidente di Obama, a cui dovrebbe essere ritirato il premio Nobel per la pace perché ha fatto più danni lui in giro per il mondo di tutti quelli che l'hanno preceduto, e lo dico perché lo pensa Matteo Salvini, non perché me l'hanno suggerito stanotte i russi. Guarda caso poi sto tizio che dice che ci sono le influenze straniere sul voto italiano ed europeo, al figlio che poco tempo fa è stato nominato nel consiglio d'amministrazione della più grande azienda energetica dell'Ucraina. Avete capito? I poteri forti. Ecco, io invece di fare le sfilate con le falce e martello in giro per Como sono più preoccupato dell'influenza vera, non finta, vera, che hanno in Italia e nel mondo alcuni poteri forti. Fosse per me, riterrei persona indesiderata e persone e associazioni indesiderate, quelle da lui finanziate, quegli organismi ad esempio che dipendono da uno dei più beceri speculatori di sempre, che è il signor George Soros, che sta riempiendo di miliardi di immigrati mezzo mondo e decide cosa si fa all'università. Andiamoli a vedere, mettiamo fuori legge chi danneggia l'interesse nazionale, chi sta sponsorizzando con 900 milioni di euro ogni anno tutte le lobby che si occupano di droga, si occupano i presunti diritti, hanno nel loro statuto, andate a casa a leggervi qual è lo statuto della Open Society Foundation. Altro che hacker russi, dovrebbero essere messi fuori legge in Italia quegli organismi che tolgono sovranità ai nostri cittadini, che si propongono un'immigrazione fuori controllo e illimitata, una civiltà senza diritti, senza lavoro e senza valori. Venendo qua ho visto quella tristezza di albero di Natale che il sindaco di Roma si è inventato. L'avessero chiesto a noi un albero di Natale, gli avremmo portato dal Trentino un albero di Natale, avremmo, io non so, ma proprio la Raggi doveva diventare sindaco a Roma. E però, vabbè, le città sopravvivono anche a questi sindaci, l'accordo con i 5 Stelle, ma se la giunta di Roma, che è il biglietto da visita dei 5 Stelle, promette 1.000 euro alle famiglie romane che si pigliano in casa un immigrato, non avranno mai niente a che fare con noi, con tanti italiani che vivono in macchina o sotto i ponti. Vabbè, comunque l'anno prossimo glielo regaliamo noi l'albero di Natale e magari ci facciamo anche un presepe sotto, se qualcuno non si offende, eh? Se a qualcuno non dà fastidio su bambini. Chiederemo a Renzi e a Obama se possiamo fare il presepe. No, non ce lo facciamo donare da Mosca, ce lo facciamo da noi il presepe, siamo abbastanza bravi, ce lo portano da San Gregorio Armeno e ringrazio gli artigiani che hanno donato il presepe a nonna Peppina, che le ha portato un sorriso nel suo indegno container dove il governo la sta costringendo a vivere da troppi mesi. C'è un chiaro progetto di immigrazione finanziata, organizzata e pagata che toglie diritti, toglie certezze, toglie identità per portarci a essere consumatori, meglio se islamici. Un bel consumatore tipo islamico, con la donna che sta a casa, che fa la calza, che non impara la lingua italiana, lo dico da papà,
quante mamme ho conosciuto nella mia vita da genitore di bimbi che vanno a scuola con la mamma che è costretta dal marito a starsene a casa perché la donna per un certo tipo di cultura non deve uscire, non deve lavorare, non deve parlare con le altre mamme. E poi abbiamo il bipolarismo della Boldrini che dice difendo i diritti delle donne e difendo l'islamizzazione della nostra società. Difendo i diritti delle donne dicendo sindaca, ministra, assessora, falegnama, arrotina, e io con questo ho difeso i diritti delle donne. E poi mettiamole un bel burka, lasciamo la casa col burka perché è meglio non uscire con la minigonna perché non si sa mai cosa può succedere. Non penso sia un modo intelligente di difendere i diritti delle donne, anche perché purtroppo con un certo tipo di Islam non è possibile nessun dialogo. Lo diceva Giorgio Castriota e ci combatteva nel 1400, lo diciamo noi. Con l'Islam che ritiene che la donna abbia meno diritti dell'uomo, il governo Salvini non avrà niente a che fare, non apri neanche mezza moschea. A casa mia non apri neanche mezza moschea. O ti evolvi, o maturi, o guardi al futuro, o rileggi la storia del tuo Dio applicandola a quella che è la libertà e la democrazia del 2017, oppure stai a casa tua a non dare la patente alle donne, a non fare lavorare alle donne. Così si difendono i diritti delle donne italiane, non a chiacchiere boldrinescamente. Ecco, aggiungo questo, mi piacerebbe sfidare in un collegio Renzi e nell'altro collegio la Boldrini, così vedo di fare un po' e un po', così nessuno dei due si offende. I nostri valori, dicevamo, si ripartirà dalla scuola, sfruttata per troppi anni come serbatoio elettorale, non a misura degli studenti, ma a misura degli interessi sindacali e degli interessi elettorali. La buona scuola che porteremo avanti noi ha lo stesso insegnante nella stessa classe, con lo stesso bambino, dalla prima alla quinta. Nella stessa città, con lo stesso banco, soprattutto per gli insegnanti di sostegno, che creano con dei ragazzi che hanno una difficoltà in più, un rapporto umano ed educativo stupendo, per poi doverlo ricominciare mese dopo mese, anno dopo anno, scuola per scuola, perché fra luglio, agosto e settembre c'è la lotteria delle cattedre, tu vai qua, tu vai là, tu vai su, tu vai giù. La nostra buona scuola avrà concorsi e graduatorie su base regionale. Sono stufo di usare gli insegnanti come merce di scambio che girano mezza Italia e gli studenti come cavie, soprattutto i ragazzi con disabilità. Io auguro buon Natale ai 4 milioni di italiani dimenticati, che sono i 4 milioni di disabili che il governo accontenta con 280 euro al mese, che sono una vergogna infame. 280 euro a un invalido e 1000 euro alla cooperativa che si arricchisce con chi sbarca. Pensate, ho visto il bilancio di una cooperativa piemontese della provincia di Vercelli, pre-immigrazione, post-immigrazione. Qua immagino ci siano imprenditori, ci sono donne e uomini che fanno la libera professione. Bilancio di questa cooperativa di Vercelli pre-sbarchi era di 260.000 euro, perché si occupava di sociale, di disagio, di disabilità, 260.000 euro. Nell'arco di 2 anni si è riconvertita dai disabili agli immigrati e sono passati da un fatturato di 260.000 euro a un fatturato di 8 milioni di euro. Noi a questa gente andremo a chiedere indietro i soldi dal primo all'ultimo euro. Noi a questa gente andremo a chiedere indietro i soldi dal primo all'ultimo euro. Troppo facile mollare il disabile per arricchirsi sul clandestino. Troppo facile. E poi dicono che loro sono i buoni e noi siamo i cattivi. Il razzismo in Italia c'è. La violenza contro gli italiani in Italia c'è. Ma è a sinistra e ha la bandiera rossa. Il razzismo nei confronti della nostra gente c'è. Ma è di quelli che vanno in giro col pugno chiuso, che dovrebbero aver vergogna andare in giro col pugno chiuso.
con quel pugno che gronda sangue. È l'invasione degli alieni, dei marziani, dei russi, dei nazisti. Ma adesso su scherzi a parte. E quindi vita vera e realtà virtuale. Questo è. Io vi chiedo un grande aiuto, sono io che avrò bisogno di voi. Sarà una campagna elettorale. Mancano 90 giorni, ragazzi, eh? Non mancano 6 mesi. Siete pronti? Sì! Mancano 90 giorni. Noi partiamo svantaggiati, perché non abbiamo una lira. A proposito, saluto educatamente i giudici del Tribunale di Genova che hanno deciso di mettere fuori legge la Lega. Potete rubarci i soldi, non ci ruberete la dignità. Nessuno ci ferma tramite l'iniziativa di qualche giudice. Tasche vuote, ma cuore pieno. Non è un problema. Tenetevi quei soldi. C'è bisogno di voi. Gli altri avranno una marea di soldi. Pensate uno che spende 500.000 di euro per girare l'Italia in treno per essere preso a pernacchie. Ce ne vuole, eh? Ce ne vuole. Già farlo gratis sarebbe problematico. Farlo a pagamento, però. Il Leopoldo decide di spenderli così i suoi soldi. Vabbè, ognuno spende i suoi soldi. Quindi ci sarà bisogno di voi. Non abbiamo una lira, non abbiamo finanziatori né stranieri. I nostri finanziatori siete voi. I nostri finanziatori ci stanno guardando da casa. Preferisco i 10 euro puliti dei 10 milioni di euro sporchi di qualcun altro che andava in banca a riscuotere e poi non restituiva. Lo chiedo a voi. Gli altri occuperanno le televisioni dalla mattina alla sera. Fazio sta invitando la qualunque. La qualunque. Manca accetto la qualunque. Non sono offeso. Non mi interessa. Vita vera significa sezioni, significa gazebo, anche a febbraio sotto il freddo, anche a marzo sotto la neve. A proposito, un giornalista mi ha chiesto: ma cosa serve essere in piazza con lo Ius Soli, tanto non ce la fanno? Non ce la fanno grazie alla Lega e grazie a voi. No, lo Ius Soli non sarà legge grazie alla Lega e grazie a voi, perché nello scorso fine settimana, nel silenzio di tutti i giornali e i telegiornali, in 1300 piazze italiane, a volte al freddo e sotto la neve, migliaia di volontari e militanti hanno raccolto 300.000 firme. Grazie, grazie a chi c'era, grazie a chi ha raccolto le firme, grazie a chi ha firmato. Perché la cittadinanza è così importante. La sinistra pensa di trattare da scemi gli italiani e gli immigrati. Gli italiani li compro con 80 euro e gli immigrati li compro con una cittadinanza. La cittadinanza è importante, la cittadinanza è una scelta di vita, è una scelta di futuro, è una scelta di cultura che va fatta quando sei responsabile, consapevole, maturo. La cittadinanza non è un regalo elettorale che fai a un bambino di 11 anni, anche perché quel bambino di 11 anni che è in classe con mio figlio ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di mio figlio. Gioca a pallone con mio figlio, studia con mio figlio, va in ospedale a farsi curare con mio figlio, va in gita con mio figlio. Volevano usare lo Ius Soli come merce di scambio elettorale. Noi che siamo più seri, l'Italia che già con la legge di oggi è il paese che in Europa concede più cittadinanze di tutti, quella legge non la tocca. La cittadinanza è un percorso, va voluta, va meritata. E noi riuniremo tutte le comunità che rappresentano i cittadini stranieri in Italia e con loro lavoreremo tenendo fuori la politica di sinistra che li ha usati come carne da macello elettorale. Questa è l'alleanza fra gli italiani per bene e gli immigrati per bene che noi porteremo avanti, senza merce di scambio elettorale. Quindi dipenderà da voi, proveranno a metterci il bavaglio sui giornali, sulle radio, in televisione. L'unico mezzo di informazione che ancora non riescono a controllare qual è? La rete. La rete. Viva la libertà della rete. Grazie a Dio c'è libertà di pensiero e di parola in rete. Vorrebbero imbavagliare anche Facebook nel nome della verità. Però pensando al passato che c'era ieri in piazza Como, non sono andati lontani quelli che volevano imporre la verità per legge.
quelli che avevano il ministero della verità e della propaganda, perché per loro fake news e bufale sono quello che non è d'accordo con il politicamente corretto e col loro pensiero criminale. E quindi viva la libertà di rete, viva la libertà di pensiero, viva la libertà di parola. Ribadisco, oltre alla legge Fornero cancelleremo la legge Mancino, perché le idee non si processano, alle idee si risponde con altre idee. La violenza va condannata e incarcerata, ma un'idea si controbatte con un'altra idea, anche la più folle, anche la più assurda, non con le manette, così funziona nei regimi. E la sinistra ci sta preparando un regime in Italia, il regime ce lo stanno preparando loro, dobbiamo avere la forza, l'orgoglio e la dignità di uscire da questa gabbia. Io penso che ce la faremo, nel nome del lavoro, della giustizia sociale, del buonsenso, dei valori. Siamo pronti a dare rispetto a chi porta rispetto, si avvicina il Natale. Io penso che quei pochi insegnanti che cancelleranno ai nostri figli il bello del Natale, del dono, del presepe di Gesù Bambino, abbiano sbagliato mestiere e dovrebbero essere licenziati, perché questi sono diseducatori, non sono educatori. Bisogna educare alla pace e alla convivenza, forti e orgogliosi delle nostre tradizioni. Nessuno può accogliere nessun altro se si dimentica o si vergogna del suo passato, che sono le radici del suo futuro. E quelli che non vogliono il Natale perché offende qualcuno, che vadano in classe a lavorare anche il giorno di Natale, visto che per loro non è festa il giorno di Natale. E poi vediamo quanti ne troviamo in classe. Questo vi volevo dire, quindi sicurezza, lavoro, autonomia. La Lega non cambia, ma guarda avanti, non si dimentica di nessuno, ma coinvolge. Io ringrazio i quasi 6 milioni di cittadini che in Lombardia e in Veneto hanno dato una dimostrazione di democrazia chiedendo autonomia. Perché l'Italia è e sta insieme se rispetta e valorizza le sue autonomie. Siamo 8.000 comuni, siamo 8.000 campanili, siamo 8.000 culture diverse, 8.000 santi patroni, dobbiamo valorizzarle. Io adoro le diversità, qualcuno vuole cancellarle queste diversità, appiattirle, numeri, consumatori, ad ascoltare la stessa musica, a guardare lo stesso programma idiota in televisione, a comprare la stessa cosa nello stesso centro commerciale 365 giorni all'anno. A proposito di dignità del lavoro, faremo il possibile e l'impossibile per restituire la domenica alle mamme e ai papà che hanno il diritto di stare con i loro figli almeno un sacrosanto giorno alla settimana, senza morire come ingranaggi in catena di montaggio. Ma l'Europa non lo vuole, e la globalizzazione non lo permette. Siamo noi che dobbiamo decidere le regole con cui cresceranno i nostri figli. Se queste regole condannano alla paura e alla precarietà i nostri figli, non abbiamo il diritto di cambiare queste regole, ma abbiamo il dovere di cambiare queste regole. Se serve, ribaltandole queste regole e uscendo dalla gabbia. L'Unione Europea è una gabbia che hanno preconfezionato su quello che era e può essere un bellissimo sogno, che è la convivenza pacifica e civile dei popoli europei. Ma i popoli europei non sono mai stati così impauriti e così in conflitto fra di loro da quando ci hanno messo sulla testa questa gabbia. Noi non discutiamo il fatto che l'Italia sia stata, sia e sarà a tutto titolo nel cuore dell'Europa. Io però dico che l'Unione Europea è una sovrastruttura antidemocratica inventata per arricchire pochi e condannare molti, e noi abbiamo il dovere di liberare milioni di persone da questa gabbia in maniera pacifica, democratica, dicendo che qualcuno è indesiderato. E quindi il mio problema non sono Obama, Putin. Il mio problema sono quegli speculatori internazionali che vogliono arricchirsi sulla pelle della nostra gente. Un conto è la libertà di idee, un conto è il lavaggio del cervello che qualcuno sta cercando di fare, ma avranno di fronte voi.
Siete pronti a ragionare con la vostra testa e a liberare i nostri figli? Io vi ringrazio, l'ho fatto sottovoce il comizio, perché un premier deve parlare sottovoce. Però si può essere, si può avere una voce pacata, ma avere idee forti. È il momento del coraggio, è il momento dell'orgoglio. Dobbiamo decidere alle prossime elezioni se sopravvivere da schiavi o se vivere da uomini liberi. Io voglio che i nostri figli crescano da donne e uomini liberi. La schiavitù la lasciamo a qualche democratico buonista e solidale. E quindi buon Santo Natale a voi, buon Santo Natale anche a Papa Benedetto, che ricordava il diritto non solo a emigrare, ma non emigrare, a difendere la nostra storia, la nostra cultura e la nostra tradizione. Buon Natale a tutte quelle donne e uomini di chiesa che non sono neanche lontanamente sfiorate dagli scandali e che sono un patrimonio incredibile, in cui sono cresciuto io, in cui stanno crescendo i nostri figli. E penso a quella cosa straordinaria che sono le migliaia di oratori che ci sono in tutta Italia e che suppliscono all'assenza e alla lontananza dello Stato. Penso a tutte quelle scuole paritarie e a quegli ospedali privati che qualcuno vorrebbe chiudere e che invece curano ed educano milioni di figli e milioni di italiani, e non hanno insegnanti di serie B, medici serie B o infermieri di serie B. Perché quelli che mettono in contrasto il pubblico con il privato, poi tolgono al privato e chiudono il pubblico. Il bello della sinistra è questa, che dicono ci pensiamo noi e chiudono ospedali su ospedali su ospedali. Perché io non ho il diritto ma il dovere di incontrare anche le persone che abitano nelle regioni del centro-sud, che non valgono di meno rispetto a me? Perché è indegno che nel nome del centralismo e dello sfruttamento ogni anno un milione di cittadini dalle città del sud debba fare la valigia e venire a farsi curare negli ospedali del nord, perché hanno i Vendola, perché hanno gli Emiliano, perché hanno i De Luca, perché hanno i Pigliaru, perché hanno governatori incapaci. Quindi il centralismo non ha fatto gli interessi né dei cittadini del nord, né di quelli del centro, né di quelli del sud. Il futuro dell'Italia è fondato sulle autonomie, sulle comunità locali. L'Italia avrà con noi un sistema moderno e federale, come Gianfranco Miglio, quel genio assoluto di Gianfranco Miglio, aveva previsto e capito tanti anni fa. Adesso è maturo. Probabilmente 30 anni fa si stava troppo bene dappertutto per porsi questi problemi. Invece io auguro buon Santo Natale anche a coloro che non avranno niente da festeggiare, a coloro che il 1 gennaio non riapriranno la loro azienda, a coloro che dopo la separazione e il divorzio hanno perso la possibilità di vedere dei figli. E io rivendico, e lo faremo a livello nazionale, quello che fa da anni Regione Lombardia, poche chiacchiere, tanti fatti, è la nuova emergenza nazionale, una nuova forma di povertà. In Regione Lombardia già lo facciamo e vorrei che lo potessero godere anche gli altri 50 milioni di italiani. Un contributo di 400 euro al mese per le mamme e i papà separati o divorziati con dei bimbi a casa che hanno perso il lavoro, perché sono stufo di vedere gli immigrati in albergo e gli italiani che dormono in macchina. Questo è un paese razzista, questo è un paese ingiusto. Conto di farlo, io conto su di voi. Noi ci siamo! Io sono contento di aver visto tanti bimbi in questa piazza, tanti bimbi e tante bimbe. Il primo indicatore economico che andremo a curare al governo sarà quello delle culle che dovranno tornare a riempirsi e a sorridere, perché mamma e papà ritroveranno il gusto di scommettere sul futuro, di essere mamma e papà. Ma no col bonus bebè, ma questi sono veramente dei mentecatti. Escono i dati sui bambini che non nascono e questi dimezzano il bonus bebè. 40 euro, ciumbia, con 40 euro sì che pensi al terzo figlio, eh?
perché almeno 4 cambi di pannolini con 40 euro. Perché in Francia fanno molti più figli? Perché in Francia c'è una legge di civiltà, asilo nido, gratuito per tutti i bimbi fino a 3 anni. Ci vuole tanto, ci vuole tanto. E i soldi ci sono. Quando in campagna elettorale, in televisione mi diranno dove prendi i soldi, dove prendi i soldi, dove prendi i soldi per le pensioni, per il lavoro, per i figli, i soldi ci sono, i soldi li creano gli italiani che lavorano. Se sono sempre di meno gli italiani che lavorano, i soldi non ci sono, usciamo da questa gabbia. Ci hanno messo come il criceto che gira, gira sempre più veloce altrimenti muori, non andare in pensione altrimenti muori, lavora 18 ore al giorno altrimenti muori, e poi il criceto muore. Usciamo dalla gabbia, riappropriamoci del nostro tempo, riappropriamoci del gusto di vivere le nostre città tranquilli e sereni. Prendere il treno o l'autobus a Roma, a Milano, in qualunque paese, non può essere un'avventura. E io conto sulla forza delle nostre nonne e dei nostri uomini in divisa, che dovranno poter tornare a fare il loro lavoro senza l'ansia di essere denunciati dal primo spacciatore o dal primo delinquente. Su questo sfiderò chi incontreremo in campagna elettorale. Chiudo con una riflessione, e questo dipende da voi. I nostri avversari non sono né Renzi né Di Maio. Renzi e Di Maio li battiamo. Se non siamo capaci di battere Renzi e Di Maio, cambiamo paese, cambiamo mestiere. L'avversario magari fosse Renzi e Di Maio. Te come l'avversario usi questi come marionette da mandare avanti per continuare a essere strumenti di scelte che vengono prese nelle segrete stanze da qualcun altro. Quindi il centrodestra non ha il diritto e il dovere di battere Renzi e Di Maio. Centrodestra ha il dovere di essere serio, di essere chiaro, di non ricommettere gli errori del passato, patti chiari, amicizia lunga. Non possiamo essere l'arca di Noè che raccatta chiunque per regalargli un seggio nel prossimo Parlamento. Dobbiamo decidere chi siamo, dove cominciamo, dove finiamo, e poi avere l'ambizione non di governare, ma di cambiare questo paese. Non mi interessa vincere. Mi interessa vincere perché sia uno strumento per cambiare il modo di vivere in questo paese. Io intendo la politica come una missione, come una passione, come un lavoro che risolve i problemi, che chiacchiera troppo, poco, e combina molto e risolve molto. Anche le piccole cose, riuscire a regalare il Natale a casa sua a una terremotata di 95 anni sarebbe il più bel regalo di Natale per me e per 60 milioni di italiani. E io saluto nonna Giuseppina e saluto tutti i terremotati che stanno combattendo contro il disinteresse collettivo. Questo è. Quindi io vi ringrazio, orgoglioso e commosso. Possono scrivere quello che vogliono, possono inventarsi le notizie che vogliono, possono cancellarci da giornali e telegiornali, possono truccare i sondaggi come vogliono. Il mio sondaggio lo faccio ogni giorno che il buon Dio manda in terra, ieri in autogrill prima di Pescara, andando a Foggia con quei due poliziotti, con quella mamma, con quel barista, prima venendo a piedi dallo schifido albero di Natale fino a qua, fermandomi con gente dell'Emilia, con gente della mia Milano, con gente della Sardegna. E io vi devo dire, chiudo con questa riflessione, io sarò vicino a voi. Provate ogni tanto anche a stare vicino a me, perché è una bellissima emozione, però sento una responsabilità enorme, perché so che milioni di italiani sono tornati ad avere fiducia nella politica anche grazie alle nostre battaglie. E quindi io so che non posso sbagliare. Perché abbiamo sulle spalle un movimento di liberazione non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. È per questo che faremo sempre più stretti accordi con gli amici francesi, gli amici austriaci, gli amici tedeschi, gli amici polacchi, gli amici britannici, gli amici ungheresi, gli amici americani e gli amici russi. Io non ragiono per partito preso, io ragiono in base a quello che è giusto per la nostra gente, e io sono contento di quello che stiamo facendo, di un piccolo grande miracolo, di un movimento che è nato piccolo, sta diventando sempre più grande, sta abbracciando sempre più persone, sempre più comunità. Io chiedo a voi di vivere i prossimi 90 giorni
come apostoli del cambiamento, come protagonisti del cambiamento, come eroi di una rivoluzione pacifica che i nostri figli studieranno sui libri di scuola. Davide che sconfigge Golia, i piccoli che sconfiggono i poteri forti. Questo è quello che stiamo facendo e vinceremo a mani nude contro i carri armati, perché noi abbiamo una cosa che loro non hanno: la consapevolezza di essere nel giusto. Loro possono avere i soldi che vogliono, controllare le televisioni che vogliono, ma sanno che stanno mentendo, sanno che hanno svenduto gli italiani. La sinistra è la prima nemica di 60 milioni di italiani che sono stati svenduti per qualche poltrona, per qualche privilegio e per qualche milioncino che spero abbiano nascosto bene in qualche paradiso fiscale. Quindi, col cuore gonfio di emozione, spero che riusciate a trascorrere qualche giorno di serenità guardando negli occhi le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri figli, dicendogli: figlio mio, figlia mia, perdonami se da qui a marzo la mamma o il papà la vedrai un po' di meno. Lo stiamo facendo per te, lo stiamo facendo per il tuo futuro. Prima gli italiani, viva la Lega e grazie per quello che farete. Grazie amici, andiamo a vincere e liberare questo paese. Grazie a tutti.